Questo programma è offerto da Bagheria. Donna trova neonato in balcone. Sicilia. Nasce il Crocetta Bis. Vicarazzi. Trofeo dell'amicizia Dario Limandri. Palermo. Grande successo per il concerto di Clementino. Bagheria. Donna trova neonato in balcone. Un neonato è stato abbandonato nel balcone di casa di una donna in via Giovan Battista Marini numero 33. A partorire il piccolo e abbandonarlo dai vicini, una donna di 38 anni che avrebbe nascosto la gravidanza ai familiari. I vicini hanno raccontato che hanno sentito il neonato piangere per diverse ore, senza capire la provenienza del pianto. Stamani la scoperta da parte della proprietaria dell'appartamento, che subito ha avvertito i sanitari del 118, che si sono premurati di trasportare il piccolo all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Secondo i sanitari, il piccolo avrebbe trascorso tante ore all'aperto ed era in ipotermia. Anche la madre del bambino è stata ricoverata stamani presso la stessa struttura, nel reparto di ginecologia. Sicilia, nasce il Crocetta Bis. Rosario Crocetta ha dato il via libera alla nuova giunta regionale, composta da 6 volti nuovi e 6 confermati. Tra le new entry in giunta ci sono Giuseppe Bruno del PD, Nico Torrisi UDC e Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponetto, molto vicino a Renzi. Tra i confermati Maria Rita Sgarlata del PD e in quota Crocetta Lucia Borsellino e Linda Vancheri. Il nuovo volto Calleri va a rifiuti e andrà a sostituire il magistrato Marino. Smentite dunque le indiscrezioni che volevano ingroia in giunta. Villa Abate, microcriminalità a Pomara. Ripetuti episodi di microcriminalità si sono verificati nel quartiere di Pomara tra Villa Abate e Palermo. Adolescenti che da anni disertano la scuola sono ormai una costante minaccia per la sicurezza degli abitanti della zona, che chiedono vigilanza e videosorveglianza. Nel frattempo si pensa anche ad istituire un tavolo di lavoro tra il comune di Palermo e quello di Villa Abate, al fine di risolvere questo tragico problema. Catania. Usura, prestiti al 160%. 5 persone sono state arrestate stamane da militari della Guardia di Finanza con l'accusa di far parte di una rete di usurai che applicava tassi di interesse, in alcuni casi al 160% annuo, a commercianti in difficoltà economica dei quartieri Civita, San Cristoforo e San Berillo. A riscuotere le rate settimanali delle vittime era anche il figlio tredicenne di uno degli arrestati. Le vittime sarebbero state minacciate anche in chiesa. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina a Bolognetta. Da noi. Latris Santa Lucia Galbani, 100 grammi per 3, 1,77 €. Convezione Acquaviva, 2 litri per 6, 1 €. Arrestati due giovani sorpresi a rubare materiale ferroso. È successo nel corso del tardo pomeriggio di giovedì 3 aprile, durante lo svolgimento di un servizio di pattugliamento del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Quando i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Termini Imerese hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso Sodaro Maurizio, nato a Termini Imerese, classe 1979, ed un quindicenne anch'egli di Termini Imerese. I militari, mentre transitavano lungo la statale 113 nel territorio del comune di Trabia, in direzione della frazione di San Nicola l'Arena, notavano il cancello d'ingresso di un villino sito lungo la predetta strada statale, lato mare, semiaperto.
ed insospettiti dalla circostanza decidevano di effettuare un controllo più accurato. Infatti, giunti proprio dinanzi al cancello, trovavano il relativo lucchetto adagiato in terra e danneggiato da evidenti segni di effrazione. Inoltre, immediatamente dopo, i carabinieri notavano all'interno del villino un furgone Ford Transit con una parte inferiore rivolta verso il cancello d'ingresso ed il posteriore, dove sono collocate le portiere, rivolto verso il mare. Infatti, proprio dietro le portiere, individuavano Sotero Maurizio ed il minore, intenti a caricare materiale ferroso all'interno del detto furgone. Nel corso della mattinata di venerdì, Sotero Maurizio è stato sottoposto a giudizio con rito per direttissima presso il Tribunale di Termini Merese, durante il quale l'arresto è stato convalidato e rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il minore, invece, dopo la convalida dell'arresto, veniva associato presso una comunità per i minorenni di Palermo. Partinico. Nascondeva la marijuana nella cuccia del cane, arrestato 34enne. Nella serata di sabato scorso, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Partinico hanno tratto in arresto in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, Grisanti Michelangelo, 34enne di Partinico, disoccupato. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto 29 involucri e 3 sacchetti contenenti sostanza stupefacente di marijuana, per un peso complessivo di circa 475 grammi, celati all'interno della cuccia di un cane. Nel corso della medesima operazione, i militari hanno rinvenuto ulteriori grammi 31 di marijuana nell'abitazione di P.F. Particenese, di 35 anni, disoccupato, che pertanto è stato deferito in stato di libertà per il medesimo reato. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi di laboratorio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo tenutosi nella mattinata dell'arresto. L'interessato è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Partinico, pertanto rimesso in libertà. L'artista palermitano Arrigo Musti ospita Rai Italia. Mercoledì 9 aprile andrà in onda su Rai Italia, durante la trasmissione Community, condotta da Benedetta Rinaldi, dallo studio di Via Telauda in Roma e dedicata agli italiani che vivono all'estero e che abbiano avuto importanti riconoscimenti dall'Italia, l'intervista all'artista Arrigo Musti, cui la Fondazione Italia USA ha conferito un premio internazionale lo scorso 7 marzo presso Montecitorio, Palazzo Marini. Insieme a lui il senatore Lucio Dubaldo, presidente della Fondazione Italia USA. Il programma andrà in onda in tutto il mondo con le fasce orarie indicate sul sito della RAI, ma dopo qualche giorno potrà essere visibile online sul sito di RAI Italia. Ficarazzi, trofeo dell'amicizia Dario Limandri. Ieri sera si è tenuto il concerto di beneficenza Insieme per Lampedusa, con il contributo dell'associazione Amici di Anna. A partire dal 10 aprile avrà luogo invece la quinta edizione del trofeo dell'amicizia in memoria del mai dimenticato Dario Limandri. La manifestazione si svolgerà in 4 date, il 10, l'11, il 14 e il 15 aprile, con il patrocinio del comune di Ficarazzi e delle scuole che il giovane Dario ha frequentato, dall'infanzia fino al liceo. Parteciperà anche la Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Le iniziative partiranno il 10 con la giornata della solidarietà. L'11 avranno luogo le tesauriadi presso il FP Tesauro. Giorno 14 ci sarà la visita presso il comune di Ficarazzi e l'omaggio a Dario. L'iniziativa terminerà martedì 15 aprile con il torneo di calcio a 5 presso il Palazzetto dello Sport Don Nicaso San Pognaro di Ficarazzi. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Palermo, grande successo per il concerto live di Clementino. Sabato scorso all'insegna del rap a Palermo. Infatti, presso il Country Disco Club di Palermo, il famoso rapper Clementino si è esibito per il suo Mea Culpa Tour. Ad aprire il concerto tanti promettenti rapper, come Cesare Cernigliaro e i Versi Sonori, ma anche una crew di ballo. Tantissimi giovani e soprattutto tantissimi gli applausi per il talento napoletano che, facendo leva sull'essere terroni e sulle simili caratteristiche tra i palermitani e i napoletani, ha conquistato tutti i fan. Grande spazio anche per i freestyle che hanno esaltato la bravura del rapper, il quale su YouTube ha raggiunto i 9 milioni di visualizzazioni. Palermo, artisticamente, fiera alle officine baronali. Si svolgerà domenica 13 aprile la mostra di artigianato artisticamente, visitabile dalle 11 alle 20 presso le officine baronali di via Villa Rosato. Esporranno numerosi artisti e sfileranno giovani modelle che insieme all'organizzazione si aspettano una folta adesione di spettatori. L'ingresso è gratuito. Questo programma è stato offerto da una felice giornata piena di sole ed energia a tutti voi amici del meteo.it. Previsioni per mercoledì 9 aprile. L'impulso fresco che ieri ha portato anche qualche temporale al nord-est oggi raggiunge le regioni centrali e meridionali con piogge e nuovi temporali, come vedremo. Ecco il dettaglio: regioni settentrionali dominate da un cielo poco nuvoloso e dalla prevalenza di sole, a parte sul Veneto, dove qualche addensamento pomeridiano potrà dare ancora qualche breve rovescio. Raggiungiamo le regioni centrali, nubi che aumentano nel corso del primo pomeriggio su tutte le regioni adriatiche ed appennini, con piogge qualche temporale, più soleggiata la Sardegna e le regioni tirreniche. Anche al sud il tempo diverrà via via più nuvoloso nel corso del pomeriggio su tutti i settori orientali, sugli appennini con piogge temporali sui rilievi, più sole sulla Campania occidentale, Calabria e Sicilia. I venti soffiano sempre debolmente con direzione variabile ma orientali in Adriatico. Vediamo le temperature previste per questa giornata: valori notturni in ulteriore leggero aumento e compresi tra i 9 e i 15 gradi un po' ovunque. Durante il giorno sarà mite praticamente su tutti i settori, con temperature comprese tra i 20 e i 24 gradi su tutto il territorio nazionale. Carissimi, l'aggiornamento termina qui per il momento, grazie per averci seguito. Per ulteriori aggiornamenti io vi rimando al nostro sito ilmeteo.it, il numero uno in Italia. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è l'8 aprile, si ricorda San Dionigi, vescovo di Corinto. Il nome Dionigi rappresenta una variante di Dionisio e deriva dal nome greco Dionysos, attraverso l'antica forma francese Denis, significa figlio di Zeus. Dice il proverbio: se aprile mette il muso, fuoco acceso e uscio chiuso. Sono nati oggi Vilma De Angelis, Kofi Annan, Vivienne Westwood. L'8 aprile 1970 gli Stati Uniti lanciano il Nimbus 4, il satellite meteorologico che scoprirà il buco dell'ozono, uno dei più grandi allarmi della società contemporanea. Nel 1973, all'età di 91 anni, muore in Provenza, dove si era ritirato, Pablo Picasso, uno dei pittori più famosi al mondo. Infine, l'8 aprile 2005, una folla immensa e tutti i grandi del mondo partecipano ai solenni funerali di Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Dalla folla echeggia il grido "Santo subito". Madre Teresa ha detto: la felicità è un percorso, non una destinazione. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia.
Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 8 aprile. Ariete, grazie alla Luna e Leone rafforzata dalle vivaci confluenze di Mercurio, la giornata, soprattutto nel lavoro, non potrebbe avere un impulso migliore. Godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. Toro, approfittate di questo momento per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante per voi. La giornata ha qualche spina, attenti dunque a non pungervi, non date retta all'orgoglio e venite a più miti consigli. Gemelli, con l'appoggio di Mercurio, la Luna e il Leone vi offre il meglio di sé. Ovunque voi siate, con la vostra parlantina calamiterete l'attenzione di tutti. Una giornata ideale per feste, cene, gite con gli amici nelle quali vi divertirete un mondo. Cancro, la settimana è appena agli inizi e voi già aspettate con ansia il weekend. Impegni lavorativi pressanti non lasciano spazio al riposo. Attendete ai vostri doveri con energia e li porterete a termine molto prima e più facilmente. Leone, aspetti planetari elettrizzanti rendono dinamica la giornata. Imprevisti risolutori, occasioni di successo da non lasciarsi sfuggire. Combattività e tempismo saranno le vostre armi per padroneggiare ogni situazione che incontrerete. Vergine, la giornata rilancia la concentrazione e la voglia di applicarsi a lungo per concretizzare un progetto, nuove curiosità culturali da soddisfare, piccoli inconvenienti che non avrete nessuna difficoltà a risolvere, obiettività nel giudicare fatti e persone. Bilancia, la Luna in Leone sembra favorire ogni vostra iniziativa, peccato che l'opposizione Sole Marte non sia dello stesso avviso, battibecchi e polemiche. La vostra immagine pubblica brilla di luce propria, procurandovi appoggi da parte di persone che contano. Scorpione, la Luna nel Leone, in disarmonia con il vostro segno, stuzzica il vostro naturale istinto guerrafondaio, ingerendo tensioni e problemi. Se tenete al vostro lavoro, agite con intelligenza e fate immediatamente dietro fronte sugli errori. Sagittario, resa ancora più vivace dal trigono di Mercurio, la Luna nel Leone vi regala una giornata entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Il diretto beneficiario della buona sorte è senza dubbio il fronte della professione vivacizzato da sorprese. Capricorno, state lentamente ritrovando la normalità fatta di serenità ed equilibrio, anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare. Energia e tenacia lavorano attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi. Acquario, avreste preferito una giornata più riposante, ma gli strali lanciati dalla Luna e il Leone vanno controcorrente rispetto alle vostre aspettative. Non mollate. Per quanto ostica sia la partita, lassù qualcuno vi ama e vi darà una mano. Pesci, potreste avvertire la necessità di fare cambiamenti, di modificare relazioni che ormai forse sembrano essere più un intralcio che altro. Giove in trigono vi darà la sufficiente energia per la realizzazione dei vostri progetti.